Sì? Ti ho fatto venire a quest'ora perché non ci sono in giro, come vedi. Non ci sono in giro vecchi. A parte quel signore che sta seduto là in fondo. Fra 5 secondi guarderà l'orologio e dirà: sei fatto tardi. Sta a vedere. Oh, si è fatto tardi. Oh, buongiorno signora Maria. Buongiorno signora Maria. Buongiorno, buongiorno signor cancelliere. Ora veniamo al motivo del nostro incontro. Quello che ti voglio raccontare è un dramma accaduto esattamente 50 anni fa, come io l'ho vissuto. Anch'io sono stata giovane, bella, con i miei errori, con le mie ambizioni, con la mia voglia di essere una buona moglie, una buona madre. Mai avrei immaginato minimamente che la mia vita potesse diventare a un certo punto un terribile E poi, signora? Tutto sembrava andare per il meglio, ma ben presto mi accorsi che non fu così. Perché? Beh, io ero stata assolta dall'accusa di omicidio, ma quell'angoscia non mi ha più abbandonata. Si tratta sempre della morte di un figlio. Non è solo per quello. Ti ho parlato di mia verità. Certo. Che caruccia che sei. Fa un po' freschetto. Vuole tornare in camera? Vieni con me. Lo sai, sono giunta alla fine del mio percorso, ma prima di morire voglio esprimere il mio ultimo desiderio. Oggi è il 50° della scomparsa di Nicky. Sì. E lo voglio ricordare con la nascita del tuo libro. Vieni, vieni con me. Signora, io non credo di essere all'altezza. Stai tranquilla, ci riuscirai. Vieni, siediti, siediti. Nell'inchiesta non si è parlato mai dei miei momenti di tenerezza, del mio amore per Nicky, per mio marito, dell'amore per la vita stessa. E a chi poteva interessare? Le cose belle, figlia mia, non interessano a nessuno. Ed ecco che la figura della mamma assassina era l'unica pista da percorrere. E allora sindrome dissociativa, amnesia psicogena, infermità transitoria, sindrome da nido e così via. È vero, lo ammetto, che ero una donna tanto diversa da quella che sono poi diventata. Sempre impaurita, ansiosa. Il mondo esterno mi faceva paura. Per questo ero così protetta da mio padre, dalla mia famiglia. Mi stavano sempre vicino, forse in un modo esagerato, ma era il loro modo di volermi bene. E io li amavo tutti. Hanno puntato il dito sui miei cari, come se fosse una lobby, una setta. Ma non si accorgono che tutto intorno è mafia, è politica sporca. Che chi ha i soldi ha il potere,
E chi ha il potere si sente in diritto di far girare il mondo o di fermarlo. E noi? Noi siamo delle pedine. Delle stupide pedine. Stupide pedine. Mio padre mi chiamava la mia bimba. Se fosse vivo, mi chiamerebbe così anche adesso. Hanno avuto il coraggio di puntare il dito anche su questo. La famiglia è l'unico valore che ci rimane. La mamma è il suo bambino, il nonno è il suo nipotino. È uno spettacolo della natura. Ma solo pochi lo sanno. Tu non dirlo a nessuno, potresti passare per matta. Signora Maria. Cara Valentina, dopo la soluzione ero tanto felice, molto felice, ma durò 5 brevissimi minuti, il tempo delle furie. Poi scese il buio. Ma perché, Maria? Nicky morì di morte naturale. Nicky morì di morte naturale? Nessuno mi ha saputo dare una risposta. Chi ha portato via la mia bambina? E perché? Perché proprio Nicky? E anche dopo tanti anni, il non sapere, questo pensiero mi corrodeva. E ancora oggi mi dà un'immensa sofferenza. Hai mai visto Nicky? No. Aspetta. Eccola. Non è bella? È bellissima, Maria. Custodiscila tu. Fai rivivere Nicole nel tuo libro. Affinché possa sensibilizzare chi lo legge. Soprattutto le giovani mamme. Perché prevalga sempre il sentimento dell'amore incondizionato per i propri figli. Sì, Maria. Ora mi sento meglio. Ma devo andare. Dedicato alle giovani mamme, affinché prevalga sempre il sentimento dell'amore incondizionato per i propri figli.